Faccio una premessa, io ho dato sempre importanza a tutte le partite che noi abbiamo giocato, quindi non faccio un'estinzione ciclica, perché pur riconoscendo le difficoltà dell'ultimo periodo con squadre di altissimo livello, io ho sempre pensato che noi avessimo fatto il risultato e la squadra non mi ha fatto passare il concetto che erano partite proibitive. Detto questo, anche questa è una partita importante, con una squadra forte. Noi però abbiamo la nostra. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi, la nostra convinzione, e abbiamo la determinazione giusta per fare una prestazione. Per fare una prestazione importante che ci possa portare a fare il risultato. Noi le partite le analizziamo per vedere gli errori che abbiamo commesso. Come dicevo prima, no? Io non ho mai fatto passare il concetto delle partite come impossibili, magari pur riconoscendo la difficoltà, quelle offre, non è che siamo incoscienti, però come sempre si sono analizzati gli errori e si cerca di essere sempre comunque più attenti e più inclini a migliorare le prossime prestazioni. Ecco. È uno studio che facciamo in continuazione, d'altronde solo correggendo gli errori si possono ottenere dei progressi. Oggi poi l'allenamento di finitura non fa testo, ieri poi un solo giorno un giocatore che sarà del tuo al pallone, la qualità, è un giocatore tecnico, anche rapido, veloce, quindi sicuramente è un giocatore importante che darà un contributo giusto a noi. Intanto la squadra di Ventura, è Ventura un maestro di calcio. Squadra che gioca bene al calcio, gioca bene al pallone, che fa molto possesso palla, molto palleggio. Dobbiamo essere bravi noi a scegliere i tempi giusti di aggressione e al tempo stesso non lasciarci irretire né spazientire di fronte a quel tipo di gioco che le squadre di Ventura appunto sanno fare e che ti può anche creare un po' del nervoso a volte, no? Però ecco, dobbiamo avere questa capacità di mantenere sempre alta la concentrazione senza mai innervosirci per poter poi essere in grado di piazzare noi le nostre giocate, perché se vogliamo siamo un po' gli antipodi come concetti di gioco e appunto ecco, ci sarà da essere bene concentrati per poter poi spostare l'ago della bilancia dalla parte che noi vogliamo.